Salve a tutti ragazzi! Allora, oggi parleremo del fratellino che è nato. Se non lo sapete, ho fatto un post su Instagram appunto del fratellino, andate a vedere che è molto virale, l'ho visto anch'io, eccetera. Adesso, parleremo un pochino di cose del genere. Allora, intanto vi dico un po' come è andata tutto dall'inizio alla fine. Il primo giorno, cioè mia madre aveva scaduto il tempo il 6, 7, 9 aprile, anche l'8, ma però non è nato, e dato che è nato il 22 aprile è passato un po' di tempo, quindi il 20 è andata all'ospedale. Io la sera avevo un tantino pianto, un po' triste, ma il giorno dopo ero più sereno. Poi quel giorno poteva anche rimanere a dormire dalla mia nonna, e non è che era stato bello, dato che era il primo giorno, mi dovevo abituare. Poi, sento, se sei in una casa, se sei nella tua casa è più semplice, se sei in un'altra casa è più difficile, direi. Poi il secondo giorno non succede niente. Poi lì mi sento anche più animato. Il secondo giorno, cioè che era giovedì 21, sto sempre dalla nonna. E cioè il pomeriggio, poi la sera andiamo a prendermi il babbo, mi vado a fare tutti gli sport, vado da tutte le cose che devo fare, perché giovedì sono molto impegnato. Poi il venerdì mattina, grande momento, il mio babbo ci accompagna a scuola, però la mia mamma lo chiama e gli dice che deve venire in ospedale. Lui dice subito, noi capiamo un tantino le cose. Entrato in classe, il mio babbo va in ospedale e alle 8.37 è nato. Poi, ovviamente, quando esco da scuola, la mia nonna ha i fiocchi, ci sono tutti i cugini, eccetera, mio fratello. Con il fiocco, perché è andato. Il pomeriggio è venuta la mia zia, ci ha anche portato dei muffin. Uno le volevo conservare per la mia mamma. Molto bello. Poi diciamo che sabato, o meglio oggi, ho visto anche ieri, ok, anche ieri soprattutto, ho visto diverse fotografie, cioè poi ho visto che aveva tantissime grinfe, cioè voi immaginate di stare in una piscina per tipo 9 mesi, ma un po' di più, e vi ritrovate con tutte queste grinfie, poi sei anche appena nato, poi dici, ma sei un vecchietto, e poi sono appena nato. Un po' divertente, ok? Non esageriamo, fa anche un po' ridere. E poi il bello è che domani torna. Almeno così posso anche abbracciarlo. Però ci ho detto due regole fondamentali. Una, lavarsi bene le mani per non infettare lui o noi. Seconda, essere più responsabili. Questa è un po' complicata per me, ok? Però forse il fratellino mi dà una spinta perché diciamo che poi essere più responsabili mi potrebbe aiutare a fare diverse cose. Poi io ho anche sentito in una videochiamata che piangeva, cioè quando è appena nato ha pianto come ogni bambino. E io ho sentito il pianto, poi ho anche da un vocale, poi ho anche sentito il pianto, cioè un pianto vero e proprio in una videochiamata e così. Aspettate. Sì, poi questo bambino è nato senza problemi, non si è incastrato, cioè tutto a posto perfetto. Invece io e mio fratello siamo nati con. Cioè io sono nato strozzato col filo dell'ombelico, quindi sono nato blu. Poi mio fratello, non lo so, ma ve lo dirò, ok? Ve lo prometto. Invece questo è nato normalmente, ok? Normalmente. Beh, vabbè, poi è stato anche un po' più semplice, credo. Poteva anche essere l'ultimo fratello maschio di questa famiglia. Certi dicono che ci faremo una squadra di calcio, ma a me il calcio non mi piace perché l'ho mollato, quindi non mi piace.
Quindi, da Alex e da questo video spiegazione fratellino è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram e beh, noi ci vediamo nel...